Salve amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video brevissimo che devo fare. A parte, vabbè, l'immagine è figa. C'è questa test mod in RAR che metterò in descrizione. In pratica sarebbe lo Slender originale normale del gioco, però che ho modificato io, l'immagine e tutto. Sulla cartella c'è dentro il RAR quando lo estrarrete. Estrarrete, vabbè, si dice così. Ci sono questi file e c'è scritto leggimi per attivare la mod, quella che in pratica ho le immagini che ho modificato io. Qua ci sono tutto quello che ho scritto, che cosa dovete fare. L'unica cosa che vi dovete ricordare è il quarto passaggio, nel senso che quando cliccate il nome, quando cliccherete questo, vabbè, farete il procedimento, aprite test mod, già fatto. Come amministratore, se volete, se non riuscite ad aprirlo normalmente. Poi cliccate la cartella in alto a sinistra, fate browser, è scritto anche qui browser, e selezionate Slender Exe, sarebbe il punto, il file originale di Slender. Poi andate, cliccate sotto la cartella su Package Mod, che sarebbe questa. Fate browser e cercate il file chiamato Davide TPF. Andate sulla cartella Mods e cliccate la cartella TPF, l'ho scritto così almeno non vi confondete. Quando l'avete fatto, cioè qua, c'è l'ultimo passaggio che dovete fare, ricordatevelo, non fate subito run, dovete cliccare Davide, così, proprio deve essere selezionato, e poi fare run. E così la mia mod funzionerà. Altro da dirvi, non ho altro da dire. Allora, ho provato a fare qui nel testo, ho scritto che in pratica non so se funzionano con le altre mod, cioè i contenuti extra. Adesso ve lo faccio vedere proprio velocemente così. Non vi faccio vedere il gioco perché voglio che lo vediate voi mentre giocate. Ditemi se vi piace. Io l'ho voluto fare così perché l'effetto mi è piaciuto molto. È tutto, spero che lo farete in tanti. Grazie. Quindi per questo video è tutto, metterò in descrizione la mod. Quindi un saluto da Mega Mister Horror. Ciao e grazie. Siete tutti bellissimi, tranne te che non mi guardi.